famoso proverbio recita che l'abito non fa il monaco, ma ne siamo sicuri? Voglio raccontarti la storia non di un monaco, ma di un clown. Si tratta di un apologo di Kierkegaard che narra di un circo colpito da un incendio. Quando scoppiò l'incendio, il direttore mandò il clown, già preparato per la recita, a chiedere aiuto nel villaggio vicino. C'era anche il pericolo che il fuoco attraverso i campi secchi s'appiccasse al villaggio. Mentre il clown supplicava gli abitanti di accorrere al circo ed aiutarli a spegnere l'incendio, questi presero le sue grida per un trucco del mestiere. Pensavano che li volesse attirare invece alla rappresentazione. Così invece di aiutarlo lo applaudivano, ridendo alle sue lacrime. Il pagliaccio tentava in tutti i modi inutilmente di convincerli che non si trattava di una recita, di una finzione, ma di un'amara realtà. Il suo pianto però intensificava le risate delle persone, fino a quando il fuoco raggiunse il villaggio e lo distrusse interamente. Quindi fu allora impossibile porre rimedio. In quel caso sarebbe bastato che il clown vestisse abiti normali. Per questo, caro amico, al di là delle vesti da pagliaccio, nessuno può dare certezza agli altri. E nell'incredulità resta l'inquietudine del forse, però è vero. Così fede e dubbio coesistono, e chiunque alla ricerca della verità dell'esistenza non potrà sfuggire al dubbio e nemmeno alla fede, come ci ricorda l'Apostolo Paolo. Senza alcun dubbio, egli scrive, grande è il mistero della pietà. Dio è stato mandato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Allo stesso modo, chi ha assaporato la fede potrà proporla al dubbioso, colui che non sa, con delle certezze in più. Quindi, svestiti dell'abito da clown e fai in modo che il tuo parlare sia credibile.